Radio Nostalgia presenta Yab, incontra oggi l'arte di domani. Buonasera e ben ritrovati con Yab, uno sguardo leggero sull'arte contemporanea. Dopo uno stop ai box per registrare gli ingranaggi, Yab è torna qua su Radio Nostalgia a raccontare storie di arte contemporanea o di creatività, a provare a creare delle suggestioni o a dare anche degli esempi positivi da perseguire, da verificare e da replicare anche in altre realtà. E la storia che raccontiamo oggi ha un po' in sé tutte queste caratteristiche, quella di poter essere replicata, quella della creatività e quella di una politica sana, di un'amministrazione comunale che decide di investire nel suo centro storico. Perché la storia di oggi parla appunto di un centro storico, parla di creatività, parla di rivitalizzazione, ma più che altro di ricostruzione di un'identità all'interno del centro storico stesso. Tutto questo accade a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove l'amministrazione comunale, nell'ambito di una discussione aperta da tempo sul tema urbanistico della città di Castelfranco, ma soprattutto del centro storico, ha deciso di investire in un'iniziativa che durerà 3 giorni, dal 21 al 23 marzo prossimo, in un vero e proprio festival, un vero e proprio momento di riflessione che sta nel cuore del centro storico di Castelfranco e che prova a, se non proprio a disegnare il futuro, a dare delle suggestioni, a immaginare un futuro diverso all'interno del centro storico stesso. Cosa ha fatto l'amministrazione comunale di Castelfranco? Intanto ha verificato quanti fondi sfitti c'erano all'interno del centro storico. Purtroppo sono tanti, come in tante altre realtà italiane. La crisi ha colpito in maniera forte tutti e quindi anche il settore del commercio. I fondi sfitti nel centro storico erano e sono tanti e quindi Castelfranco ha voluto fare una mappatura dei fondi sfitti. Ha chiamato a raccolta tutti i privati proprietari di questi fondi sfitti e ha chiesto loro di metterli a disposizione dell'amministrazione comunale per il festival che si svolgerà appunto a fine marzo, chiedendo loro la disponibilità non gratuita, perché a chi metteva a disposizione il fondo ci sarebbe stato uno sgravio del 50% della rata sull'IMU, quindi l'amministrazione comunale ha investito mettendo dei soldi indirettamente su questa iniziativa e garantendo ai privati comunque un ritorno economico appunto indiretto. Una volta raccolta la disponibilità dei fondi sfitti, che sono più di 20, dei privati che hanno dato la loro disponibilità a cedere per questi 3 giorni i fondi all'amministrazione comunale, Castelfranco ha aperto un bando chiedendo a tutte le realtà culturali, creative, commerciali anche, non solo della Toscana ma extra Toscana, di partecipare a questo bando per poter occupare in questi 3 giorni i fondi messi a disposizione dall'amministrazione comunale stessa. E il bando prevedeva alcune caratteristiche, sicuramente quelle di attività culturali da realizzare in questi 3 giorni, attività in grado di coinvolgere la cittadinanza nelle sue diverse forme, attività anche in grado di potersi replicare nel tempo e quindi che avessero anche una connotazione di carattere commerciale e imprenditoriale, attività comunque giovani e creative. Ebbene, a fronte di una ventina di disponibilità di fondi sono arrivati più di 60 progetti, non solo dalla Toscana ma diciamo da tutta Italia, Sicilia, Emilia Romagna, da Urbino, quindi sono arrivati un po' da tutte le parti, sono stati selezionati e poi vedremo dal 21 al 23 quali saranno i progetti selezionati, però possiamo dire che saranno progetti che tengono assieme queste caratteristiche, quelle della creatività, del fatto di essere imprese giovani, di essere imprese anche commerciali, quindi in grado di poter dare eventualmente un futuro al centro storico di Castelfranco. L'iniziativa si intitola Pop-up Castelfranco e quindi un'iniziativa che ha un inizio il 21 e finisce il 23, ma che ci si augura possa
essere non solo replicata in altri comuni, ma che all'interno di Castelfranco possa rappresentare un momento di spinta di carattere imprenditoriale, creativa, culturale, verso una nuova forma identitaria del centro storico. All'interno di Pop-Up, che appunto si svolge dal 21 al 23 marzo, ci saranno altri appuntamenti oltre quelli dei fondi che poi vedremo come saranno occupati. Ci saranno laboratori teatrali, laboratori di fotografia, laboratori per bambini, una mostra d'arte contemporanea dedicata al tema della comunità. Ci saranno conversazioni, chiamate un caffè con, che si occuperanno un po' dei diversi aspetti della città contemporanea in generale, proveranno a dare qualche suggestione, in questo caso a Castelfranco. Ci piaceva iniziare con questa iniziativa perché rispecchia molte delle cose, dei progetti che abbiamo presentato in questi mesi in radio, perché parla di un centro storico che vuole rimettere in discussione la propria identità contemporanea, necessariamente deve metterla in discussione senza dimenticare la storia da cui proviene, però provando anche a interrogarsi sulle dinamiche contemporanee, non solo culturali ma anche di carattere commerciale e imprenditoriale. È una storia che parla appunto di creatività, è una storia che parla di giovani, perché sono tanti giovani che hanno partecipato a questo bando, è una storia che parla anche di arte contemporanea, perché ci sarà appunto questa mostra che proverà a interrogarsi sul tema della comunità nel duplice significato di comunità virtuale, comunità e comunità reale, e ci piace perché è una buona pratica di una buona amministrazione che prova a mettersi in gioco coinvolgendo tutta la città, ma soprattutto aprendosi anche all'esterno. Comune di Castelfranco, Sociolab, che è il partner tecnico di questa iniziativa, allora vi aspettano dal 21 al 23 marzo. Nelle prossime puntate poi proveremo a dare anche il programma definitivo di questa iniziativa. Comunque, se ne avete voglia, andate a seguire la pagina Facebook Pop-Up Castelfranco oppure il blog Pop-Up Castelfranco su WordPress, e lì troverete tutte le indicazioni. Un buon inizio, perché appunto questa è una buona pratica, e come colonna sonora di questa buona pratica, di questa prima storia che raccontiamo oggi a IAB, abbiamo scelto Sixto Rodriguez con un blues dedicato alla città, Inner Blues City. A tra poco. Going down a dirty inner city side road, I plotted. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Looked up as the sky began to cry, she shot it. Met a girl from Dearborn early 6 o'clock this morning, Colfax. Asked about the bag, suburbia such a drag, won't go back. 'Cause Papa don't allow no new ideas here, and now he sees the news, but the picture's not too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got, soon you may be caught without it. The curfew set for rain, will it ever all be straight? I doubt it. Seven jealous fools playing by her rules, can't believe her. He feels so in between, can't break the scene, it would grieve her. And that's the reason why he must cry, he'll never leave her. Crooked children, yellow chalk, riding on a concrete walk, their king died. Drinking from a Judas cup, looking down but seeing up sweet red wine. 'Cause Papa don't allow no new ideas here.
Now you hear the music, but the words don't sound too clear. Mama, papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curve you set for eight, will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder. The wind splashing my face, can smell a trace of thunder. Prima di chiudere, un'altra bella notizia, un'altra buona pratica. In questo caso siamo a Roma, nel quartiere Alessandrino, dove Unicop aveva come proprietà una palazzina ormai dismessa, in fase decadente. Ebbene, Unicop ha deciso di investire su questa palazzina, garantendo a questa palazzina una identità nuova, ma anziché fare una attività classica immobiliare, ha voluto creare Pixelville, e cioè un luogo di laboratori creativi, culturali, di arte contemporanea, di teatro, di musica e tutto e un po'. Cioè ha voluto dare a questo palazzo un'identità nuova che potesse anche rappresentare un punto di riferimento per il quartiere e probabilmente modificare anche le stesse abitudini del quartiere. Anche questa è un'iniziativa che rientra nelle caratteristiche che IAB prova a discutere, perché in questo caso un privato, Unicop, ha avuto l'intuizione di regalare, di donare al proprio quartiere una struttura che fosse in grado di sviluppare un traino creativo e quindi anche sicuramente di carattere economico per tutto il quartiere, appunto, Alessandrino di Roma. Una bella iniziativa, seguitela, si chiama Pixelville a Roma, quartiere Alessandrino, Unicop Tirreno, con tanti altri soggetti privati che a vario titolo hanno contribuito a realizzare questo nuovo spazio creativo pieno di laboratori e di possibilità anche di espressione ed espressività da parte dei tanti giovani che faticano a trovare luoghi come questi. Prima di chiudere vi ricordo tutte le possibilità che avete di contattare. La prima è quella all'indirizzo mail andreazanetti@yabonline.it. A questo indirizzo potete scrivere tanto quello che volete, ma sicuramente potete segnalare delle storie che non riguardano soltanto l'arte contemporanea, ma che riguardano anche delle buone pratiche comunque legate al tema della creatività e dell'arte, perché sicuramente daremo a loro spazio e perché ci piacciono, perché possono diventare un traino, appunto, come dicevamo, di esempio anche per altri progetti e per altre storie. Quindi andreazanetti@yabonline.it, seguire la pagina Facebook di IAB oppure IAB Online blog su WordPress, all'interno del quale trovate una parte degli approfondimenti che facciamo anche qua in radio. Su Radio Nostalgia c'è IAB, uno sguardo leggero sull'arte contemporanea. L'appuntamento con IAB e con Andrea Zanetti è per domenica prossima alle 20 qua su Radio Nostalgia. Ciao, un abbraccio.